Caro Previ, portaci fuori di qui, perché stiamo per parlare di una notizia tutto sommato che ha un ambito locale, ma chi di noi non ha un problema di vicinanza con odori e rumori molesti? Ma soprattutto non il rumore classico dello split o l'odore quello split. Io non so perché a casa mia c'è fisso da qualcuno che fa il minestrone ma alle 6 del mattino, minestrone, ma fisso sto odore del minestrone che si accolla ai vestiti, non va più via. L'odore del sesso va via, Luciano Ligabue, devi fare l'odore di minestrone, quello non va più via, da quello ti rimane addosso. Odore di fritto, poi ne parleremo. Odore di fritto è un classico. Chi di voi abita vicino al Tevere che ha l'odore del Tevere? Che non è raccomandabile, ve lo dico. D'estate, arriva. E anche devo dire tubature, fognature ogni tanto, lì così. Perché parliamo di odore, Previ? Parliamo di un posto che sta molto vicino alla radio DJ di Milano, tra l'altro, la cosiddetta Chinatown. Chinatown di Milano. Sarpi Canonica. Allora, c'è un gruppo di residenti che si chiama Residenti Canonica Sarpi Ovest, che sembra un casello. Che hanno chiesto di porre rimedio a una situazione che è diventata per loro insopportabile. C'è un vicino che Kentucky Fried Chicken, la nota catena pollo fritto, che ha una canna fumaria che oltre a essere gigantesca e pare piuttosto antiestetica, effettivamente non è il massimo. Naturalmente sembra un po' il Center Pompidou, cioè, avete idea? Esatto. Cioè, roba, sì, però quello l'ha fatto Renzo Piano e c'ha un senso e non puzza. Questo è il fritto. Dei fumi, appunto, sono piuttosto maleodori. Non l'hai detta tutta, Previ, perché fosse solo quello il problema. Il problema è che ogni volta che apri la finestra, guarda, facciamo così, sentite cosa succede. Apri. Riapri. Sto super chicken da tutte le parti. La fame è finita! Vabbè, un attimo. Riprova. E stanno lì, È pronto. Odori molesti, odori, tanti odori molesti. 342 00 00 700. Sì? Ah, Ciocioni, ma perché c'è male che sa, non sa d'olivette, no, questo è quelle verdi. Ma no, che c'è? È pure un odore. Però di olivette verdi. Guarda che quello non è un odore, quello è un profumo. E non lo dico io, lo dice la Gianna. 8 e 12, arriva il momento in cui si canta. Il momento caraocazzo di Andrea Michele. Arriva a Sanremo e arriva anche la nuova serie di Dante, così lo anticipiamo. Spoiler, il 20 febbraio. Sul volume giù il finestrino che si canta. Nasce l'alba